L'imputato si alzi. Campton Banton, lei è accusato di aver sottratto il 21 marzo 1961 dalla National Gallery il ritratto del Duca di Wellington, dipinto da Francisco Goya. Non è un granché, vero? Crediamo sia stato rubato su commissione da una banda internazionale di professionisti del crimine. Che state combinando? Senz'altro un comando ben addestrato. Stai bene? Un pezzo di biscotto. C'è un problema. Quale? Tua madre. Posso spiegarti? Sto tremando. È lo shock. Lo shock di scoprire che c'è un capolavoro rubato in casa mia. Ma esattamente cos'è che vuole? 140.000 sterline. Per farci cosa? Per efficienza. Oh, santo cielo. Io vivo con un pazzo. Combatto l'ingiustizia sociale. Sono Robin Hood. Imbecille. Siamo noi che paghiamo quel dipinto. Potevano impiegare meglio tutti quei soldi. Per il bene di tutta l'umanità. Dell'umanità? E il bene della tua famiglia? Quanto ti daranno? Non lo so. 10 anni? Perché non me l'hai detto? Lo affrontavamo insieme. Si è sposato giovane. Ho dovuto. Ha dovuto? Era amore. Lui non è un ladro. Ha preso in prestito il Goya per rendere il mondo un posto migliore. Lei dice di stare dalla parte di chi ha più bisogno. Ogni volta che qualcuno resta tagliato fuori, questa nazione perde un pezzo. È una vita che lotto per gli altri e finisco nei guai. Ma avevo fede. Non in Dio, nelle persone. Come si dichiara? Non colpevole. Sì! Ha! Per i meno esperti era la dichiarazione dell'imputato, non il verdetto.